Beh, la raga, rieccoci con Keystone Rail. Allora, siamo pronti per Sparkle. Volevo fare questo video un po' per chi aveva intenzione di prendere Sparkle. Abbiamo già parlato dei dettagli di Sparkle in video precedenti che potete andare a trovare sul canale, ve li lascio in descrizione dove abbiamo parlato del kit, ma vi ho fatto anche un'introduzione un po' a come funzionerà e a cosa stare attenti eventualmente. E volevo fare un po' di due chiacchiere generali su come pensavo di buildarla io. E a cosa dare priorità eventualmente e poi un paio di scelte aggiuntive opzionali se vogliamo, ok? Allora, prima cosa importante a livello di materiali, chiaramente Sparkle è già prefarmabile, potete già farmare i suoi materiali nel Calyx, che sono questi tre qui. Tra l'altro dovrei avere già i materiali tranquilli, tranquilli per maxare tutto quello che mi interessa, il che maxerò letteralmente tutto tranne l'attacco base perché prevedo che l'attacco base di Sparkle non lo userò letteralmente mai, ok? Quindi questi sono i materiali, mentre questi sono i materiali per le ascensioni, sono tutti i materiali nuovi di Penacony, questo è per ascendere i personaggi Quantum, questo è per le trace dei personaggi Harmony e fai 2 più 2, Harmony Quantum e abbiamo Sparkle, ok? Ma comunque libri ne abbiamo fino a che vogliamo, almeno io personalmente, quindi vabbè, non è un problema quella roba lì. Per la cronaca, questo è uno dei miei tre account, ok? Quindi è normale che ho parecchie risorse perché divido i personaggi da prendere su più account, quindi è normale che mi avanzano un po' di risorse in più. Eventualmente ho anche le tiers qui se mi servono, ma non credo. E dipende se riesco a prenderla Lightcon, non ne ho idea, c'ho tipo 200 pool, un po' di più magari, però non ho idea. Beh, comunque non usciamo fuori discorso, ok? Allora, come pensavo di buildare questo personaggio qua? Allora, prenderemo March 7 come esempio, o Brony addirittura. Allora, abbiamo due modi secondo me di vedere Sparkle di base e poi si può partire da lì. Il primo modo è esattamente come Bronya, ovvero una Bronya magari lenta a 134 di speed, ok? E dove abbiamo il nostro DPS più veloce di lei. Quindi faccio un esempio, magari giochiamo una Bronya a 134 di speed, che non è quella che vedete qui, chiaramente, e giochiamo un DPS più veloce di lei, come potrebbe essere una Jing Liu a 136, ok? Faccio un esempio veramente stupido, è una cosa che si fa magari spesso anche con Blade, ok? C'è chi gioca Blade, ad esempio, a 127 di speed, Bronya a 126, ci mette Ruan Mei, Blade parte prima di Bronya e Blade attacca 4 volte. Questo è un modo di buildare sicuramente anche Sparkle, quindi identica a come si gioca una Bronya lenta, quindi con Bronya più lenta del DPS. Attenzione, Bronya lenta non significa che non ha speed, significa che è più lenta del DPS, va bene, che sono due robe totalmente diverse. Attenzione a questa cosa. Quindi questo è il primo modo. Il secondo modo si potrebbe fare con una Bronya simile a una Bronya veloce, dove abbiamo una Bronya over 160 speed. Perché 160? Perché 160 ci permette di fare due azioni a Cycle 0, Cycle 1 e Cycle non 2, 3 in teoria. Potrei sbagliarmi su questa cosa qui, ma comunque diciamo che si può giocare anche una Bronya a 160 con quella speed lì. Poi c'è l'evoluzione di questa cosa qui, dove una Bronya con il set vento a 164 speed riesce a fare tre azioni a cycle 0, ma Bronya può farlo perché? Perché Bronya ha chiaramente la sua trace che gli fa fare advance forward, che è qui, mentre Sparkle chiaramente non può fare advance forward, ok? A meno che noi giochiamo una dance, dance, dance. Però anche lì dovremmo avere set vento, dance dance dance, 164 di speed, insomma un po' una roba stressante, però si può fare, per chi vuole può farlo sicuramente, tanto non cambia niente. Però requisiti, 164 speed, set vento 4x che ti dà advance forward quando fai la ultimate, e dance 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 come lightcon, che tra l'altro su Sparkle potremmo anche usare una lightcon come dance 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 se non prendete la sua signature, ok? Ma ci arriviamo dopo. Un altro, il modo più semplice, diciamo appunto, che vi ho detto, quello a 134 speed col DPS più veloce di voi, un altro modo che mi verrebbe da dire è portarla a 160 speed, che qua manca poco, 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 è portarla a 160 speed per fare semplicemente due azioni a cycle 0, due azioni a cycle 1 e bella lì, che è il modo non più semplice di buildarla perché 160 speed è tanto, ok? Lo posso capire, infatti non ci arrivo. E prendo March 7 come esempio, qui stavo simulando una sorta di build che avrei fatto per lei, ma non ci arrivo veramente di poco, infatti
Devo farmi chiare qualcosa, spero di trovarla perché sennò impazzisco, ma comunque vabbè, lasciamo stare quello. E semplicemente giochiamo una Sparkle a 160 speed che porta su il nostro DPS due volte ogni cycle, letteralmente, tranne cycle 2 in teoria. Ma comunque, quindi questo è un altro metodo in cui possiamo giocare lei. A livello di Relic, velocemente ve lo dico molto chiaramente, potete usare quello che volete come set 4x, ok? Potete usare letteralmente quello che volete, stat maggiore set. Fate il possibile per raggiungere le tre stat che vi interessano di più, che sono crit damage, speed ed effect resistance. Tutto il resto non vi serve a niente, ok? Quindi non è importante che set usate, eccetera, eccetera. Il set speed 2x chiaramente è comodo perché vi dà speed, ok? Quindi sicuramente vi può tornare utile. E questa è l'unica cosa che mi raccomanderei di fare, quindi usare set speed 2x. Se volete usare set speed 4x perché state pensando a qualche trick per aumentarvi la speed e fare cose losche, potete farlo senza problemi, ok? Però potete usare anche il set vento 4x, come dicevamo prima, per l'advance forward. Raga, ognuno fa con quello che ha, ok? In generale, quello che mi viene da dire è che lei non ha veramente un set specifico sulla quale fare affidamento, tranne il Broken Kill, ok? A livello di planar, il Broken Kill sicuramente è il top, perché lei vuole crit damage, buffa il crit damage in base al crit damage, diamo crit damage a tutto il team. Oltretutto l'effect resistance sugli armor a noi ci piace di sicuro, ok? Quindi per quello che ho detto, effect resistance nelle stat di prima. Quindi planar consigliato, sicuramente Broken Kill, ma se giocate ad esempio in mono quantum, Glamoth può andare bene. Se avete delle belle substat in speed, crit damage, chiaramente gli potete usare anche il Fleet of Daedalus, raga, ok? Non è una tragedia. Stat maggiore set, sempre, attenzione. Però preferito Broken Kill sicuramente. Crit damage a lei, crit damage agli alleati, e col crit damage che lei si dà, buffa ancora di più gli alleati. Classico discorso, stessa cosa di Brony, ok? Come set abbiamo già detto, andate stat maggiore set. Ovviamente scarpe speed, io adesso qui ho delle belle scarpe speed, 30 di crit damage, 4.3 di effect resistance. Cosa faccio? Non gliele do scarpe speed con 30 di crit damage? Sì che gliele do scarpe speed con 30 di crit damage, ma comunque... Body, crit damage di main stat, substat, speed effect resistance, ok? E qui dovete vedere voi a quanta speed volete arrivare. Ovviamente se volete fare una build di Sparkle a 134 speed è molto più semplice e comunque funzionerà tremendamente bene, quindi non preoccupatevi, ok, su questa cosa qui. E, guanti, chiaramente vogliamo speed effect resistance, crit damage, sempre. Maschera, vogliamo speed, effect resistance, crit damage. Di base l'ideale è semplicemente che di effect resistance arrivate almeno a 30 per proccare il Broken Kill. E, però in teoria io mi aspetto che Sparkle prenderà effect resistance di Trace, quindi non dovreste avere troppi problemi a raggiungere l'effect resistance che vi chiedo, ok? Quindi, bene o male... Per quanto riguarda Sparkle, queste erano le mie idee per in merito a come buildarla eventualmente, quindi a quali checkpoint vogliamo arrivare, quindi più crit damage possibile, ma non gli darei troppa attenzione eventualmente, soprattutto se ho usato una Lightcon con crit damage. Ora ci arriviamo alle Lightcon, tra l'altro, ma ne abbiamo anche parlato nello scorso video effettivamente. E la speed che volete raggiungere. Per chi vuole fare trick strani, ad esempio quello che vorrò fare io e che non riuscirò a fare subito perché non ho i pezzi, sarà fare ad esempio personaggi come Blade più Sparkle più Bronya, ok? Quindi fare letteralmente Sparkle Bronya che tirano su a manetta tutto il nostro DPS, lo facciamo attaccare 27 volte, ok? Vi faccio un esempio. Supponiamo di avere sia Sparkle che Bronya over 160 speed, quindi entrambe attaccano due volte, sia a cycle 0 che a cycle 1. Di conseguenza, se attaccano due volte, tirano su due volte a testa il DPS. Quindi il nostro DPS fa 4 azioni, portato su con advance forward di Bronya Sparkle, cycle 0, cycle 1, che è fantastico. In tutte queste 4 azioni è buffato una volta da Bronya, una volta da Sparkle, ok? Quindi letteralmente è abbastanza fuori di testa come cosa, la voglio assolutamente provare. È qualcosa che dovete fare tutti? No, assolutamente no, raga, ok? È una prova che voglio fare, sono super curioso di provare. E ad esempio questa cosa con Blade, quindi il nostro DPS lento con Bronya Sparkle che lo tirano su in continuazione, insomma, questa è una cosa che potete provare. L'unica cosa che mi raccomando è attenzione... E fate in modo che Sparkle sia un pelo più veloce di Bronya, ok? Perché se Sparkle non ha il 100% di advance forward come Bronya, se Sparkle tira su dopo Bronya si iniziano a creare un po' di problemi, ok? Quindi sicuramente Bronya in quel caso lì deve essere un pelettino più lenta, e deve essere un pelettino più lenta di Sparkle, ok? Ce la posso fare, ce la posso fare.
Vabbè, è così. No, comunque sì, cercate di fare tipo 161 una, 160 l'altra, roba del genere, ok? Per chi vuole fare questa roba, per chi non la vuole fare, andate tranquilli, non vi stressate, non c'è problema, ok? Questo è solamente un test. Oltretutto, altro tip, per chi vuole giocare Sparkle con Jing Yuan invece, che sicuramente verrà fuori una perla, vi ho già fatto un esempio di team già parecchie settimane fa su che team ho intenzione di fare con Sparkle e voglio provare, portatevi Sparkle almeno 140 di speed, 140 di speed fa attaccare Jing Yuan, portate su due volte Jing Yuan e lo fa attaccare due volte prima del Lord, che è molto importante a mio parere, ok? Quindi assicuratevi di portare effettivamente Sparkle almeno a 140 di speed quando lo giocate con Jing Yuan, ok? Che è lo stesso concetto di Brony in realtà. Oppure fate Jing Yuan più veloce di Sparkle e fate Sparkle lenta, vedete voi, ok? Ognuno può giocare come preferisce, questo personaggio ha diversi modi di essere giocato, insomma. Per quanto riguarda il team con Qin Shui, quindi Mono Quantum, che non potrò mai farvi vedere su questo account qui, la mia raccomandazione è giocate Silver Wolf, Fuk Xuan, Qin Shui chiaramente e Sparkle. Nell'ordine di speed volete assolutamente Qin Shui lenta, Silver Wolf più veloce di Sparkle, importantissima questa cosa qua, e Fuk Xuan dipende da come la giocate, non ce ne frega niente di quanta speed abbia, ok? Non è importante. È fondamentale questa cosa perché Qin Shui deve partire immediatamente dopo Sparkle e sicuramente dopo che Silver Wolf ha applicato l'elemento Quantum, ok? Questo è importantissimo, quindi questo sarebbe l'ordine delle speed. Scegliete voi, partite da 134 a farvi questo calcolo. Faccio un esempio molto stupido. Sparkle 134, Silver Wolf 135 e andate avanti così, ok? Cioè, cercate di fare questa roba qui. Ovviamente se avete una Fuk Xuan veloce vi incasina, quindi gestitevi anche la Fuk Xuan. Tutti questi team che vi sto dicendo li proverò, quindi andate tranquilli, farò video su ogni singolo di questi team dove vi mostrerò tutta la mia skill issue in un colpo solo, ma quello è un altro discorso, ok? Quindi questo era un po' quello che volevo dirvi di Sparkle, di come la buildavo. In termini di Lightcon proverò a prendere la sua, perché sì, ok? E in ogni caso, se non avessi la sua, come abbiamo già detto nei video precedenti, possiamo tranquillamente giocare una Past and Future, ad esempio, che funziona molto bene, oppure la Signature di Bronya, che funziona molto bene, Planetary Rendezvous se la giochiamo con il Quantum, e Dance Dance Dance, e in realtà può funzionare sempre anche se non fate trick strani, ok? Non è un problema. Un'altra Lightcon sicuramente che funziona è quella del pass dell'Harmony, che vi dà Energy Regen, Crit Damage, quindi non può veramente andare male, ok? Quindi avete tante scelte e a livello di 4 stelle ne avete una, ma ne avete 4, ok? Quindi non c'è problema. Se non prendete la sua, non preoccupatevi. Past and Future funziona molto bene. Planetary Mono Quantum funziona molto bene. Beh, Past and Future anche in Mono Quantum potete usarlo, ok? Solo che Planetary è meglio perché così, come si dice, il vostro DPS fa danno anche al di fuori dei buff di Sparkle. C'è da dire che quando giocate Qin Shui, ok? Quando giocate Qin Shui, forse è meglio Past and Future. Ultima nota che voglio aggiungere in tutto questo per il Mono Quantum è che abbiamo visto che Sparkle buffa attacco con la Lightcon da crit rate, buffa crit damage, eccetera, eccetera. Stavo pensando che effettivamente forse una crit Silver Wolf tra Fuk Xuan, tra Sparkle, Lightcon, eccetera, 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 potrebbe tranquillamente diventare viabile e potrebbe funzionare molto bene, che è l'unico personaggio che non ho mai accennato a livello di DPS, perché chiaramente è più un debuffer, ma con l'arrivo di Sparkle e di Fuk Xuan, una full single target DPS Silver Wolf potrebbe iniziare a diventare molto interessante, ma ci arriviamo, poi vedremo se sarà mai fattibile. Io al momento non credo di poterlo fare, ma sicuramente è un'idea, ok? E niente, questo era un breve, breve, breve video dove volevo parlarvi un po' di come avevo intenzione di buildare Sparkle, con chi, con cosa. E fatemi sapere voi che idea avete in mente, se avete qualche idea strana. Ovviamente si può poi fare robe strane con doppio Harmony, doppia Dance Dance Dance, robe strane, però raga, la realtà dei fatti è che voglio essere realistico con la maggior parte delle persone, cioè potete fare questa roba, sì, no? Poi se c'è qualche cosa carina da far vedere, si può provare, si fa vedere. Però queste sono le idee di base che mi vengono in mente con Sparkle, ok? Detto questo, non vedo l'ora che esca, non vedo l'ora poi che esca la 2.1 e vediamo un po' cosa succede, anche perché poi si avvicina l'anniversario di Star Rail, quindi sono in giga hype, ma noi ci becchiamo al prossimo video, alla prossima live, domani live Pulse di Sparkle, mi raccomando, non vedo l'ora, ok? Alla prossima, bella!